dicendo che eravamo qua a parlare col mister e ci siamo trovati davanti questo ragazzino che passava qua per caso, nuovo giocatore del Saronno, lo vogliamo presentare, Capitan Stevanin, un po' diverso dal solito. Intanto, come mai questo cambiamento? Ma ho detto, ciao, proviamo a perdere qualche annetto e provare a tirare qualche anno in più a giocare ancora. Ho detto, ciao, togliamo la barba e... Meno peso, più velocità. È sempre uguale, però dai, abbiamo ringiovanito. Posso diventare cattivello perché stavamo parlando con il mister? Era un po' incavolato per quel rigore, per l'azione in generale, le mancate chiusure, mi diceva Maggiore, non ha chiuso subito, qualche incomprensione tra te e Bernello, e poi Bauri che non si è fatto trovare nella terra di nessuno. E come mai è venuta fuori questa cosa? Già nel primo tempo vi avevano un po' messo in difficoltà sul contropiede, però lì proprio c'è stato qualcosa, forse perché era per iniziare il secondo tempo e non eravate a posto bene in campo. Un errore tattico, messi non bene in campo, appena entrato il secondo tempo non dovrebbe accadere. Ci siamo mossi male, Bernardo era fuori perché ha seguito la punta, non abbiamo seguito il taglio, abbiamo sbagliato in 4-5 posizioni in campo e abbiamo fatto un errore, abbiamo preso gol. Dobbiamo lavorare in settimana, però la squadra c'è, abbiamo recuperato, abbiamo messo la 3-4-5 palle gol, abbiamo fatto il 2-1. Abbiamo rischiato ancora qualcosina con qualche tiro da fuori, però ripeto, la strada è quella corretta, bisogna continuare. Infatti la cosa molto bella è quella che la difficoltà del primo tempo, che ci poteva stare, anche perché la Salus, come ha detto mister Chiodini, ha messo in campo veramente bene la squadra, campo stretto, quindi ha fatto tutto quello che doveva fare. Poi però voi avete reagito molto bene, perché prendere gol subito all'inizio del secondo tempo poteva anche diventare pericoloso. Assolutamente sì, ma questo denota che c'è una squadra, un gruppo, e comunque vada, chi gioca, chi non gioca, è un po' come la proprietà commutativa in algebra. Cambiando l'ordine degli addendi, il risultato è l'algebra, però. Io ero un disastro. E quello, puoi dire quello che vuoi, ma va bene. Ok, però no, il concetto è che comunque la squadra c'è, presente, siamo 22 persone, tutte compatte, con un unico obiettivo, e questo è fondamentale, in campo si vede. E tagliamo un attimino, dai, così tanto con te parliamo spesso. E giustamente stavamo notando col mister, mercoledì avete un allenamento un po' particolare, potete fare un po' di strada, però andate sul lago di Como, non è male. E c'è questa partita alla quale voi tenete tanto, perché certo, volete arrivare fino in fondo. Certo, per noi abbiamo iniziato l'anno dicendo una partita alla volta, mercoledì c'è un'altra partita, andremo a Menaggio per provare a vincere la partita. Insieme facciamo non una gita, ma andiamo a provare a prendere i tre punti, perché la Coppa per noi è tanto importante quanto il campionato. Assolutamente sì. E il campionato invece finalmente, domenica prossima, a casa. Finalmente torniamo nel nostro giardino, nel nostro campo di casa, a respirare l'aria di Saronno. Ci sarà sempre più gente, oggi dal campo bastava guardare la tribuna, era piena. Io credo e penso che ci saranno ancora più persone, le invito a venire allo stadio, a divertirsi con noi e a portare a casa altri tre punti. Ma prima di domenica bisogna portare a casa quelli di mercoledì. Allora, noi ringraziamo il nostro nuovo acquisto. Grazie a voi come sempre. Come al solito, gentilissimo. Presenza. E ci vediamo poi per le prossime. Assolutamente. Grazie, in bocca al lupo a voi.